Visi, sguardi, pose, lineamenti, un mondo mutevole ed eterogeneo, descritto in tutte le tecniche, fatto di una passione viscerale per l'anatomia del volto e il genere umano. Pietro Annigoni scava con il pennello nelle vite altrui e celebra con la realtà, in opposizione all'arte astratta, il coraggio e la dignità di sopravvivere. Una selezione di 100 opere narra a Palazzo Corbelli di Fano, nuova sede espositiva della città, 60 anni di pittura del maestro milanese. Accanto ad opere celeberrime sono esposti lavori per niente conosciuti, provenienti da collezioni private italiane ed estere. È una ricognizione su tutta la produzione di Annigoni, dall'età di 17 anni fino a quando è morto, cioè nell'88. Ha sperimentato tantissimo nella sua vita di artista, ha lavorato tantissimo, lavorava 12 ore al giorno a ricercare sfumature nei corpi, negli alberi, nelle rocce. Era un grande studioso di pittura, di tecnica anche. Il pittore, estremamente irrequieto e anticonformista, manifesta sin da giovanissimo un raro talento nel cogliere l'aspetto più profondo della natura, assistito da una notevole abilità tecnica. Anacoreti nel deserto del 1947 ne è quasi un manifesto. I colori se li faceva da solo. In quest'opera infatti usa la tempera grassa, che è una tecnica che Cennino Cennini nel 300 già scrisse nel suo trattato di pittura e che Annigoni riprese e perfezionò. Usava pigmenti naturali stemperati col vino bianco secco e poi preparava il giorno prima una mistura di uova, tuorlo d'uovo, vernice mastice e stand oil, frullava il tutto in una macchinetta da frappè e poi aggiungeva ai pigmenti stemperati col vino bianco un quantitativo di questa sostanza e diventava la tempera grassa che veniva messa su dei vasetti in frigorifero perché l'uovo altrimenti si degrada facilmente. Per un mese usava questi colori in questi tubetti, quindi non usava colori industriali e quindi questo già è una caratteristica che dà a queste opere una brillantezza e una profondità incredibili. Poi una carrellata dei ritratti, il genere che più di ogni altro rese famoso l'artista. Per Annigoni posarono i personaggi più celebri del Novecento. Lui cominciò a ritrarre i poveri di Firenze per poi approdare attraverso Ferragamo a Londra e fare ritratti alle lady più importanti e poi alla regina Elisabetta, che è il ritratto più famoso del Novecento. Lui riusciva attraverso, ripeto, l'anatomia e la sua bravura di introspezione psicologica dei personaggi che aveva conosciuto, poi a inventare persone nuove nei suoi disegni, nelle sue sanguigne, nelle sue tecniche miste. Quindi era un dono che aveva, ma anche perché gli veniva molto richiesto questo del ritratto. Il lavoro sull'anima che il maestro compiva per molti ritratti veniva poi utilizzato anche per dare volto ai personaggi dei suoi grandi cicli di affreschi, l'abbazia di Montecassino, la chiesa del Santo a Padova, il convento di San Marco a Firenze. Tra i documenti esposti a Fano anche lo scambio epistolare con Giorgio De Chirico, che in un primo momento aveva aderito come Annigoni al manifesto dei pittori moderni della realtà, estrema difesa del valore del figurativo in arte.